legato l'immagine al tempo, cogliendola nell'istante veloce della sua apparizione e avvertendola nella sua relatività come un'immagine che entri casualmente all'interno di un qualunque campo ottico. Se la realtà è simile a tanti nastri scorrenti davanti a un obiettivo, per afferrarne un'immagine occorre rapidità di presa, e allora il ricalco dell'immagine sulla tela va benissimo per fissarla e, smaterializzandola, conservare la sua leggerezza. Il cinema, in questo caso, non è che uno sconfinamento logico. È disporre, cioè, di un obiettivo più aderente al trascorrere del mondo e allargare la partecipazione ad una pluralità di immagini. L'immagine, infatti, è pur sempre l'unica essenza di realtà, ma siccome è portata dall'istante, può venire cancellata e sostituita da un'altra in ogni istante successivo. Se può essere immobilizzata, non è per passare poi alla staticità delle cose conosciute e fissate come in uno schedario fotografico per sempre, è per celebrarne la precarietà, l'effimero abbaglio della visione e la dolorosa scommessa della sua prossima scomparsa. Fra i mortali ha il valore dell'irrecuperabile e del casuale. La morte, o la sua allusione, rende preziosi e patetici gli uomini. Questi commuovono per la loro condizione di fantasmi. Ogni atto che compiono può essere l'ultimo. Non c'è volto che non sia sul punto di cancellarsi come il volto di un sogno. Perciò essere immortali è cosa da poco, perché tranne l'uomo tutte le creature lo sono, giacché ignorano la morte. La sua vittoria e la sua pace non furono senza melanconia. All'alba e al tramonto si prosternava dinanzi alla figura di pietra, pensando forse che il suo figlio irreale stesse eseguendo riti identici in altre rovine circolari più a valle. La notte non sognava, o sognava come gli altri uomini. Percepiva un poco impalliditi i suoni e le forme dell'universo. Il figlio assente si nutriva di queste diminuzioni della sua anima. Lo scopo della sua vita era raggiunto. Continuava a vivere in una specie di estasi. Dopo un certo tempo, che alcuni narratori della sua storia preferiscono di computare in anni, altri in lustri, lo svegliarono due rematori. Non ne vide i volti, ma gli parlarono di un uomo magico, in un tempio del nord, capace di camminare nel fuoco senza bruciarsi. L'uomo ricordò bruscamente le parole del Dio. Ricordò che di tutte le creature che compongono l'orbe, il fuoco era l'unica a sapere che suo figlio era un fantasma. Questo ricordo, tranquillante al principio, finì per tormentarlo. Temette che suo figlio meditasse su questo strano privilegio e scoprisse in qualche modo la sua condizione di mero simulacro. Non essere un uomo, essere la proiezione del sogno di un altro uomo. Che umiliazione incomparabile, che vertigine. A ogni padre interessano i figli che ha procreato in una mera confusione o felicità. È naturale che egli temesse per l'avvenire di quel figlio, pensato viscere per viscere e lineamento per lineamento in 1900.
notti segrete. Il termine del suo rimuginare fu brusco, ma lo precedettero alcuni segni.